il comandante di Moro ha detto: andate sotto che vi do qualcosa in cambio. E uccidete tutti i gol perché noi vogliamo Tutti i tornare ad gol. abitare Poi, sotto. appena siete scesi, avete Un trovato goal. un gol, Morlock. Avete capito che è un po', diciamo, un po' svampito, ovviamente essendo un gol, però era È molto educato, però. l'antagonista Si lava le mani prima di del mangiare. capo dei Del gol. capo Capo dei di Morlock. Morlock. Dei Morlock, E scusa. quindi uno più uno, capite che effettivamente l'altro è andato giù, vi ha detto andare giù, uccidere lui, no? Che magari può darsi che gli dia fastidio. Avete continuato, avete trovato l'ombra di Otari ancora, che stava andando verso nord, Nord-ovest, mi pare. Ricordo nord-ovest. male. E poi ce lo siamo E poi perso. ve lo siete perso, avete sconfitto il mostro tentacolare abbastanza facilmente Bravi. rispetto all'ultima volta. Esatto, sono stati molto bravi, stavolta. Ah, è vero, tu non c'eri, te l'ho fatto Mi sa di io. no. Cioè, hai picchiato come non mai. Ah, Quindi molto bene. continua a fare il Molto PNG, bene. ragazzi. Indovina Esatto, va quanto è bene. Ti durato? saluto. Indovina quanto è durato? Due round. Un round. Lui non è riuscito neanche a toccarlo. Perché mi è entrato un critico, Minchia. probabilmente. Sia te che a lui è entrato un critico, quindi tu hai fatto tipo Sì, no, se entra 40. un critico a me, fa una tonnellata di Romeo, a danni te, adesso. ciaone. Io non faccio niente normalmente, Una giusto con tonnellata critici. di Poi danni. avete incontrato Korlock, un demone, che anche lui sta cercando di fare la guardia a una prigione, non avete capito se c'è dentro qualcuno, qualcosa, sta coprendo qualcun altro, però è lui lì a fare la guardia e non vi ha lasciato passare. Però, grazie a Emilia, grazie a Brumal. Brumal, siete riusciti un po' a raggirarlo, quindi gli che se gli portate il suo contratto, magari vi fa passare, perché lui cos'è stato? È stato, diciamo, imprigionato qui dentro, Vincolato qua ancora obbligato da a alla guardia qualcosa o fare il qualcuno. lavoro, un po' come quello che avete incontrato poche sessioni fa, che doveva pulire, ok? E quindi ha detto, andiamo a vedere dove si Quello può della trovare, ha detto in prigione, biblioteca, fare lo spazzino. e tu hai trovato qualcosa Non so, un scritto, mi ha trovato un tipo metà. metà o qualcosa del genere, siete andati in biblioteca, avete visto i cultisti del Kanker, che anche loro sono diventati ghoul, con accompagnamento di altri ghoul. Ne avete sconfitti quattro nella biblioteca. Nel mentre cercavate, Ma che avete culto è visto, questo? è un culto, da quanto avete letto molto velocemente, dove qua studiavano qualcosa, che non avete capito ancora cosa, studiavano per dare supporto a Belcorra, molto legati a Belcorra, quindi avete Sarà incontrato qualcosa di immondo anche di sicuro. un fantasma, anche lì l'avete schivato, Schivato. l'avete cercato di mandarlo in pace. Ci siamo Che riusciti. faceva le rilegature. Ah sì, ci ho interagito io, visto che. Faceva le rilegature e praticamente si era, da quanto avete capito, si era suicidato con l'arsenico per Che fare viene usato per la le rilegatura. rilegature. Per fare E quindi io mi sono messo tipo marmotta a rilegare e lui si è un po' calmato dicendo: ah, che bello, qualcun altro rilega al posto mio, ora posso riposare in pace. Più o meno è andata così. Esatto, buono. Quando questo era andato, la mia idea era dare Onesto. fuoco e distruggere tutto, però mi ha detto: no, Ma dai, non no! essere così. Perché? Ma no, perché? Perché sono un goblin, È fondamentalmente mi piccolo, piace ma distruggere e perché? dare fuoco alle cose. Sì, ma a te dovrebbe anche piacere però costruire le cose. Sei anche un Sì, mi piace costruttore. Gli danno costruire. fastidio le robe che non ha costruito lui. Esatto, esattamente. Se ne posso costruire un conto, se ne posso costruire io, preferisco bruciarle e distruggerle. Bambini a casa, i goblin sono creature brutte e Sono Avete notato bipolari. anche nella stanza sotto che c'era quella, vedevate da lontano, quella sorta di raggio che avete Che dire? visto.
anche sopra, in lontananza però non vi siete avvicinati, okay. Non avete sentito nessuno e allora siete andati a nord, dove avete trovato uno strano animaletto, l'avete ucciso, vi ha attaccato e siete avete perlustrato le varie stanze, mm-hmm. E queste sembrano un po' i vecchi uffici di Belcorra, okay. Tenuti molto, ancora molto bene. Avete trovato anche l'accesso a quello che è il livello sottostante, mm-hmm. E anche delle scale che salgono, che prima non avete notato. Okay. Altra cosa è che nelle varie librerie avete trovato anche delle cose che vi possono essere utili da rivendere, mm-hmm. a Autari, perché c'è la maga, mm-hmm. che sapete che cerca delle cose abbastanza particolari nei libri strani, e qui ce ne sono parecchi. Okay. Sì, sì, siamo riusciti a trovare vari libri. Ve l'ho messo nell'inventario, se guardate sono dei libri. Sembra, mm-hmm. che tu ne avevi presi due pacchi e qualcun altro, Emiliano, mi sembra. Ecco perché non mi trovo. Erdai ne aveva preso un altro. E all'interno di quella che è la biblioteca centrale c'erano proprio anche le insegne che vi dicevano effettivamente qual era l'entrata e per che cosa. Quindi voi siete andati per gli uffici e effettivamente c'era l'ufficio di Belcorra. Mm-hmm. Rimango l'ala, diciamo l'ala est, okay. da visitare. E poi c'è anche quel corridoio nord che non siamo ancora entrati a vedere. C'è il corridoio a nord. Sì, corretto, il corridoio a nord. Est, e poi a sud c'è quella stanza, mm-hmm. con il braccio. Mi ricordi se il Ghoul, il Morlock Ghoul, Augrel o qualcosa del genere, Augrel è ancora con noi? O sì, ancora con voi. Spalle, okay. E qua, guarda. Sembra una bella vista. Ah, la cosa che un po' va spaventato è il fatto che Augrel si è avventata sugli altri goblin. Si è mangiata. Ah, quando uccidevamo gli altri goblin se li mangiava. Ok, bene. Perché i goblin non solo mangiano... Però hai detto che è educata, quindi usa le posate. No, non mangia noi, è educata in questo. Ah, ok, va bene. Esatto. No, nel senso che con noi, cioè, parla in maniera civile. Non parla con la bocca piena. Allora, diciamo che non voglio sapere cosa succede se uno di noi finisce a terra. Meglio non chiedersi. O se iniziamo a... Beh, qualcuno di noi è sanguinato con le vicine, non ci ha attaccato. Sanguinato, quindi. Sì. Finito a terra. Allora, lui era sanguina continuamente, come al solito. E in effetti, questa è una bella domanda per il master. Ci ricordiamo se durante gli scontri, quando qualcuno di noi sanguinava, se Augrel per caso si girava leccandosi i baffi? No, sembra che sia attirata dalla carne pesca. Ma, ad esempio, i ghoul sono carnazza putrefatta. Sì. E quindi, però, e lei se li mangia. Come fa a essere attirata da carnazza putrefatta? Cioè, non è, sembra carne fresca. Quindi non dalla carne fresca, dalla carne dei gol. Carne, diciamo. A noi ci piace frollatina, il gonzola, piace loro, okay. La carne. Va bene. Gli piace la tartare. Va bene. Non quella cotta. E si vede che magari c'è i denti che sono un po' andati, quindi quella... Io non giudico. Quella marcia. Beh, stai attento che è un personaggio un po' vecchiere. Ci mancherebbe. Già un po' frollato. Io non giudico. Proprio, quelli di rispetto. Tuo personaggio intanto può fare il culo agli anziani. Se non erro, stavamo controllando questa stanza con le poltrone. E quello lì ne avevamo già controllato. Cos'era? Non mi ricordo. Penso che... Allora,
Avete già perlustrato e preso tutto, avete trovato quello che era, diciamo, la libreria, quindi avete trovato un paio di libri, una chiave che non sappiamo però ancora cosa apre. No. Avete preso anche quella che è una sorta di libro, di volume, dove avete guardato molto velocemente, sembra che ci siano degli incantesimi dentro. Una sorta di rituali per creare non morti. Non morti. Tutto molto bello. Possiamo, allora, se proseguiamo nella stanza segreta, che ovviamente il sottoscritto ha trovato, no, non era una stanza segreta. No, era, le scale erano segrete. Ah, esatto. Qualche stanza segreta sicuramente l'ho trovata, perché la mia attività preferita è trovare stanze segrete. Sì, che porta, penso, al livello inferiore? Questa porta a livello inferiore, sì. Sì, ma dobbiamo finire prima di esplorare. Okay, sì, chiaro, però almeno sappiamo che c'è già un passaggio per il livello inferiore. Qui abbiamo corridoio nord, dicevate? Corridoio nord, tutta l'ala est. Con il laserone. Sì. Con il laserone. Tutta l'ala est e esatto. Poi la stanza a sud. C'è ancora un sacco di roba da esplorare. Quindi andiamo avanti. Io partirei da nord. Se infatti. Va bene. Ok. Comincio a fare strada. Quindi, qua. Voi venitemi dietro. Una porta alla volta? Una porta alla volta. Can, per favore, avvicinati alla porta. Prova a controllare se è pericolosa. E proviamo a controllare se è pericolosa. Ti ricordo che di solito dovresti essere tu quello che controlla le porte, io semplicemente le disinnesco, ma ovviamente devo fare tutto io in questo gruppo di buoni a nulla. E quindi Can si avvicina. Smettila di lamentarti e lavora. Spintarella verso la porta, dai, su. Ma la prossima volta, quando siamo in città, possiamo comprare un guinzaglio per il Goblin? La prossima volta ti mordo un coglione, vediamo cosa fai. Io direi un puntale. Non a te, però. Io l'ho già visto fare. Tutto bene. Andiamo a controllare la porta. Capricciante. Anche perché proprio... penso che sia all'altezza giusta. Tutto bene, mi sveglio ancora. È una prova di vai, tiro percezione. Fai proprio schifo. Meglio di come si sveglia quell'altro. Vabbè, sicuramente. Can. Grandi tiri. Fatto 26. Allora, 26, chiusa, tu guardi, effettivamente noti che è chiusa. Bene. È chiusa. È chiusa, ma... No, sembra che ci siano delle trappole o qualcosa. Ma non ci sono, non noti niente di particolare. Ok. È una porta come le altre. Potrei provare a scassinare. Praticamente è chiusa. Forza, Can. Can estrae i suoi attrezzi da scasso, che in realtà sembrano un misto di stuzzicadenti, cucchiaini piegati, forchette, unghie di goblin, altre cose che non volete sapere che cosa sono. Alcune vibrano. No. E... una forma di un ovetto. Devo tirare Thievery, giusto? Oh, sì. Oppure ti viene in mente... Cosa? Ma noi abbiamo trovato una chiave. Quella che abbiamo appena trovato. Dammi la chiave. Chi è che ha preso la chiave? Tu, dammi la chiave. Tieni, ma pensi mica che sarà questa la porta? Facciamo così, se questa apre questa porta, mi lavi i piedi per una settimana. Ci stai? Che razza di scommesse sono? Ci stai o non ci stai? Brutto goblin trogolo. Ci stai o non ci stai? Assolutamente no. Chiudo la chiave, la metto dentro nella toppa, la giro. E si apre. Vedi? Allora, Madonna. Con molta circospezione apriamo la porta. Mi sono risparmiata per un soffio una brutta settimana. Non sai cosa ti sei persa, contando che io vado in giro senza scarpe. Appunto. Caleb scuote la testa, inizio a diventare vecchio per questa merda. Ok. Io lo sto diventando vecchio per queste stronzate. Per le vostre stronzate.
Guardiamoci bene attorno. Forse dovreste prima controllare se ci sono delle trappole, ma non fa niente, dice il Goblin ridacchiando. Questa sembra un'altra biblioteca. Sembrano più degli scaffali. Questi. Vede che una serie di scaffali fiancheggiano le varie pareti. Mentre notate subito, appena diciamo accendete la vostra torcia per illuminare questa stanza, che c'è una scultura parzialmente completata. O non riuscite a capire un po' da lontano se magari l'hanno rovinata. È una scultura di cosa? È una scultura di una città molto, come si chiama? Somiglia a quelle che abbiamo visto al piano di sopra, con gli effetti della distruzione case by case. No, sembra, diciamo, sembra normale rispetto a quella che avete visto nel... Scusa, ma la scultura... Che però era Absalom, quella del piano di sopra. Sì, assomiglia molto ad Absalom. Ah, ecco. Ma quale dovrebbe si essere trova... la scultura? Questa qui in fondo alla stanza? No, aspetta, si trova su un tavolo circolare di 5 piedi di diametro. Dove praticamente noi siamo messi in piedi. Esatto, infatti mi sono spostato perché non voglio venire alla strada. Fate un tiro, perché vi sembra uguale a quella sopra, però... Fate un tiro di... Brumal, ma quella è Absalom? Tu che ne sai più di noi. Society? Minchia. Aspetta. 10. No, io non so un cazzo di società. No. È Emiliano. È Carlo. Emiliano che sa... 17. Bene. Io non sto neanche a tirare. Il mio goblin non è decisamente 20 queste cose. Perché non parli subito? Sto cercando di migliorare. Ma sinceramente a me questa città ricorda qualcosa. Notate subito, state al tavolo di centrale un attimo, siete appena entrati. Guardate bene, c'è una scultura di una sorta di, come potremmo chiamarlo, una grossa statua di legno assomigliante a una donna, ovviamente è molto più alta, sarà 2,5 metri, scolpita abbastanza bene, che appena vi avvicinate al tavolo comincia a muoversi. A muoversi comincia come a muoversi. Se fosse animata o come se fosse tipo marionetta. Come se fosse animata. Aspetta. Quindi un costrutto. Ma sembra che abbia intenzioni... Sembra che abbia... Le fattezze femminili... immonde. Wow. Aspettate un secondo. Pausa. Ah, tagli là. Lo cancello, retagli, perché sennò diventa un casino. Sì, sì. È rimasto a guardarci le spalle nel caso di qualcuno. Sì, però sennò non segue. Vediamo se... Provate a muovervi a destra, soprattutto entrate nella stanza. Siamo tutti nella stanza. Ah, nella stanza. Ok. Faccio notare che la statua ha un vezzoso peplo che le copre e fudenda. È pudita. Secondo? Il creatore sarà stato pudico. Tra l'altro non è scolpita male, non ha una mano. Sì. Però gli artigli non è scolpita male, ma non le hanno finito i piedi, ma sembra radici i piedi. Sì. Ma è di cosa è fatta? Di pietra, di legno? È di legno, è una scultura di legno. Ma potrebbe essere in qualche modo raffigurante Belcorra? È vero, potrebbe anche. Voi l'avete mai vista Belcorra? Sì, no, nelle rappresentazioni ritratto... di sopra. Non sopra, dove c'erano le miniature, ma vaga somigliante, almeno una... chi l'ha fatta potrebbe
essersi ispirata. Sì, ispirato a lei. Quindi Belcorra potrebbe essere una creatura di tipo vegetale. Secondo me adesso... questa è una statua di Belcorra. Adesso iniziativa. Iniziativa. Spoiler, le statue non rappresentano persone di pietra. Lo sapevi, vero? Lo sapevi. E adesso? Non so, c'è una roba di legno. Ah, beh, corre, sto tirando legno, no? Benissimo. Ma oggi non è fatto, non è una statua fatta con il legno che raffigura un umano, è una statua di una creatura ligna, cioè con le radici. Tirate per iniziativa. Fatto. Aspetta, non mi ricordo più. Porca puttana, hai tirato 27. Dove sono le spade? Hai fatto 27 di iniziativa con un cazzo di costrutto. Con un cazzo di costrutto di legno. Io la vedo malissimo. Dai, io ci sono andato vicino, ho fatto 20 qua. Sì, ma un costrutto di legno che fa 27 mi inizia a preoccupare. Ma seriamente. C'è sempre 20 dietro l'angolo. Ebbè, comunque. Vabbè, anch'io c'ho più 7 in iniziativa. Non ti preoccupare, adesso la prendo alle spalle. Ma non siate pavidi. Vorrei che risolviamo tutto. Va bene, intanto vediamo. Ma non siate pavidi. Quando toccherà a me, se non saremo morti. Proprio. Meglio un 20 in iniziativa che un 20 in faccia. Per carità. E quanto è delicato il tavolo con sopra la città? Ah, perché lo vuoi lanciare? Bello grosso. Volevo almeno usarlo come trampolino. Wow! Però lo usai come scudo. Ok, io avrei fatto altro. Allora tocca calcio al tavolo che si ribatte. Poi... lui da dietro al tavolo che va incontro al primo che incontra. Aspetta, gli viene vicino e con chi se la prende? Con me. Con la vostra amica. Vedete Iria che cerca di attirare l'attenzione. E ti tira un pignazzo. Miss. Cominciamo bene. Esatto. Oh, vedi che ha finito i denti. Bene. Si vede che non si attivava da un po', è ancora lenta. Ti ha mancato. Perfetto. Tocca a voi. Caleb. Va bene, allora io intanto... Volete dei pasticcini? No, che sì, sto mangiando. Vai. Nutrite, abbiamo lasciato a posto, non li finiamo. Circondate. No, però, aspetta, tu se spari da dietro di me... Rischi di colpirmi, hai sono un malus di 2. È il malus? Sì. Ok, no, allora è inutile. Come li siete messi adesso, lei è bloccata fra tavolo e voi, quindi esatto. Va benissimo questa situazione. Quindi è praticamente perfetto. Okay. Entrando in ira. Perfetto, esatto. Se non ha attacco di opportunità. Comincia a digrignare. Non ce l'ha. Comincia a digrignare i denti e attacco. Blood Raging Vengeance. Blood Dead and Vengeance. Grazie coglioni. Un critico bene, subito. Bene. Cioè naturale pure. Sì, naturale. Sì. Naturale. Al malgrado sto. Quindi critical. Questo fa male, ragazzi. 32 danni. Questo fa malissimo. Questo lo sente, sì. Questo fa malissimo. Gli ha staccato un braccio, gli ha staccato. Mi stacchi un pezzo. Caleb in realtà si è arrabbiato. Caleb in realtà si è arrabbiato perché stava spiegando a Iria che non è che le statue di legno rappresentano persone di legno ed è stato interrotto. La cosa gli dà un fastidio cane. No, però aspetta, com'è che funziona il critico qua? Che si raddoppia il valore? Credo, sì. Raddoppi il tutto. Guardi, se clicchi su 32 vedi, il calcolo fa. C'è scritto sopra. Fa, 1 di 12 più 6, di 12, ha fatto 10 più 6, 16 per 2, 32. Quindi moltiplichi anche 30. Quello della rete. Allora, lo prendi.
E non è neanche flat footed. Per te. Danno. Ah, però... ah, riduzione del danno. Ah, riduce anche i taglienti? Dovrebbe fare in automatico, aspetta. Sì, sì, infatti ha preso solo 27 danni, ho preso. Invece che sì, ne ho presi 27. Ma sembra che resista ai danni. Sì, è più resistente. È un legno stagionato. E... non so di che legno sia, ma è bello duro. Vedi però che appena la colpisci, lei si gira di reazione, vedi che è una sorta di... gli cresce dal braccio una sorta di ramo e ti colpisce. Ah, una specie di reaction. Maledetta, questa ci fa male pure lei. Questo è proprio un costrutto guardiano, qualcosa del genere. Arrivata a te. Vuol dire che c'è un tesoro, guardiamo il lato positivo. Smettila di pensare al tesoro adesso, è piccolo. Ah, ah, il critico ferisce. T'ha ritirato. Ma ricriticato. T'ha ricriticato. Ti sei sbilanciato e ti sei fatto colpire. 30 danni? Molto bene. Sei su? Sì. Porca miseria. Per quanto non lo so. Sì, Augrel. Un po' così. Tocca a voi. Tocca Augrel. Tu hai già fatto tutto? A voi? Sì, sì, sì. Sono spostato ira e attacco. Allora, si avvicina. Un altro colpo sulla destra. Lo prego. Come sulla destra? No, lì davanti doveva andare. E ma c'è il tavolo. Il tavolo. Ah, no, scusa, qua. Vabbè, sì, c'è passo. C'è, come si chiama? C'è un ostacolo di mezzo. Anzi, guarda, si mette qua. E cerca di attaccarlo. Attirarsi. Ah, quindi potrei mettermi dall'altra parte e lo fiancheggiamo io e... due augure. Sì, ti conviene qua. Ha preso? Bravo. Ah, è un food golem questo. Ah, hai capito. Tre danni e poi finisce. È una lei. Una lei. Canto che te. Perfetto. E nel caso abbia già le pistole cariche, cosa che dovrebbe avere, Khan ovviamente colpirà. Devi caricare? Devo caricare? Sì, ha preso. Solito io presumo di averle caricate prima quando finisco un turno. No, puoi caricarle. Devi caricare al primo. Ok. Devi essere all'interno dell'encounter. Va bene. E di conseguenza. Tanto sei fai... Sì, sì. Ricarica le sue pistole mentre fa questo. Prova a distrarre il golem. Cioè, tu ricarichi mentre distrai? No, se distrai mentre ricarica. Distrai il golem mentre ricarica. Non hai mai visto farlo? Sì. Non voglio immaginare che... insulti, pernacchie. Sto provando a attirare la sua attenzione. Oggetti sessuali. Esatto. 22. Ma è distratta. Sempre se si distrae un golem. Se un golem si può distrarre. O magari no. Chi lo sa. È mentale? Aspetta un attimo. Sì. No, non si può distrarre. Vabbè, ci ho provato. E di conseguenza spara. Però è... no, deve capirti però. Sì. Non necessariamente, perché a me basta fare anche dei gesti, io ho il talento. Ah, perché c'è il talento. Sì, esatto. Però comunque rimane internazionale. Però comunque rimane mentale. Sì, però è... no, ma mentale dal punto di vista di, come dire, qua puoi distrarre. Gesti internazionali. Se lo posso distrarre, allora è distratto. Quindi è un meno due. Che funziona per tutto. E lo attacca con la sua... Aspetta. Perfetto per te. Ok, attacca con la pistola. Ma scusa, prima Caleb ti ha tirato una sorta di... ti ha frustato, però ti ha tirato una sorta di schegge che partivano dal suo braccio. Ah, le ha lanciate proprio, sì, si è staccato qualcosa. No, ok, ok. Mancato e fa allora l'attacco con l'altra pistola. Mm-hmm.
preso? Mischia. Quest'altro sì. Penso che stavolta l'hai preso. Ma sono solo 5 danni. Che però sono meglio di niente. E passo il turno. E non ho preso danni. Vedi che rimbalzano sopra la... Ah. Corazza. La sua corazza di legno. Ah. Allora, Bruma, allora, tocca a te. Allora, prima... Sa cosa farà il nostro Bruma, il nostro taumaturgo? Can gli urla qualcosa. Brumal, come si ammazza questo coso? I miei proiettili rimbalzano. Adesso vediamo come ammazzarlo. Lo brucio? Sembra un bel 19. Su, come esoteric law, su... Aspetta, fammi vedere. 30. Fa. 30 fatto, in totale. Spabum. Mi fa 24. Dovevo fare? 24. Ok. E allora so la se non... sì, la sua debolezza. E non ce ne ha, caro. Non ne ha. Assolutamente no. Non perché ha. Se noi troviamo solo mostri che non hanno vulnerabilità. Invulnerabile. Cos'è che attivi? Ah. E quella se non ha debolezza attivo la Mortal Weakness. Metti attiva anche implement empowerment. Sì. Allora. Che non trovo. Guardate lì. Ok. Dog all'interno sopra del della barra. Vai un po' di parola. Proviamo a colpirlo col primo attacco. Perché pensavo che il fuoco lo sentisse. Preso. Ah. Ma scusa, sul mio c'è un'iconcina con la torcia? Sì. Perché vuol dire con la torcia? Sì, esatto. E no, ma è un'arma a due mani. Beh, quando non sei accesa, io mi sa. Non ci sono dentro i 5 danni del, del Mortal Weakness. Ok. Bene. Sono 11 in totale, ne prende. Vabbè, ne prende 6. 5, comunque. Quindi. No? Eh sì, l'ha contato. Vai. Vai, continua. Ah, sì, è vero. Mi dimenticavo che avevo la terza azione. Ah. Miss by two. Peccato. Iria. Ok. Niente, vedete Iria che prende posizione come suo solito, sembrando di che sta imitando una gru e poi prova ad attaccare questa creatura, cercando di superare le sue difese e fermarla con qualche blocco strano. Bene, proviamoci. Dove cavolo è? Com'è che si chiamava? Non mi ricordo neanche più. In inglese. Grapple. Grapple. Scusate, lei tu no, non è più perfetto, no? Devi targettarla, devi targettarla. Perché non è più perfetto? Sono i suoi colpi, sono i miei. Distrae. Mi sa che ho fallito. No, posso provarla a spaventare con, sì, fallito anche con 21. E... niente, gli attacchi. Gli altri sono troppo bassi. Sei andato in posizione. Sì, in stance. Quindi faccio un attacco normale per finire. E l'ho mancato. Ok. Passa. And turn. Tocca di nuovo al golem. Il golem continua su
cerca di farti cadere a terra. Un bel rip. Sei tirato un milione. 37. Sei caduto a terra prono e ti becchi pure un di 6 di danno. Ok. No, Iria. Ok. E il prossimo ti massacra. Ignazzo. Sì, però aveva... Quanto sei tu di... 20? Si sta mancato. Sta mancato. E poi fa... Perché il trip è considerato attacco. E poi... Ti fa l'ultimo. Vai, Caleb, contorci a terra come un crotalo. Se mi sposto in basso, molto veloce, fiancheggio con cosa? Sì, molto bene. Vabbè. Molto bene. Però perché non si sposta? Selezionatelo. Lo butto giù io, dai. Okay. Giù qua. Sì, perfetto, perfetto. E attacco a questo punto. Perfetto. 23. Oh, molto bene. Oh, Secondo attacco. Va bene. Ha considerato il flat footed, però... Vabbè, l'avrebbe mancato comunque. Okay. Sì, con Adel. 15. Dovresti mancare su di 6 comunque. Sì. Adesso attacchi. Cerca di colpirlo. Lo prende. No, pesta Ugr. Questa sì. Voglio farlo arrabbiare. Mi sa che una suoi... Sembra essere in piene forze. Il golem sta perdendo copiosamente pezzi. No, quando l'ha beccato lui gli ha fatto molto male. Ma aperta bene. Si vede che era abituato fin da giovane a spaccare legna. La prende ancora. Come Korn che spingeva... Basta quello diventare così grosso. Beh, oddio, se lo fai per 20 anni, probabilmente. Accanto a te. Nella sua eccessivo in tutto. Dato che i proiettili di cannon fanno quasi una mazza, cos'altro potrebbe fare? Aiutare? Mi sa di no. Mordergli la testa. Vabbè, magari possiamo sempre sperare che entri un critico. Mordigli un coglione. No, ehi, non li ha! Tanto ricarichiamo le pistole. E se ce le ha, c'ha due palle di legno così. E prova a questo punto a demoralizzarlo. E dovrebbe dare un vantaggio anche a loro. Sì, demoralizzare. Qua sì che è mentale. Demoralizzare un golem, non so quanto sia. Distrarlo ci riesci. Ma siccome è un qualcosa di mentale demoralizzare non... sei un golem di me, ma distrarlo ce la fai, ma di mentale direi che ce l'ho fatta. Perfetto. E in virtù di questo proviamo di nuovo a colpirlo. Mm.
Quella apri sec. Peccato che faccio solo 3 danni e quindi neanche li sente. Non lo scalfisce neanche. Proviamo con l'altra pistola. Ti straina. Se c'era un 20 lì. Dall'altra parte. Niente. Mancata. Passo il turno. Proviamo a proiettili speciali. Tempo del tempo, qui non abbiamo tempo per far niente. Se voi ci avete una fretta del demonio. Mancato? Sì. Mancato. Sto facendo dei tiri. Sono raggi di merda. Suscitano i morti. Aspetta un attimo. Vuoi le forse... proiettili speciali? No. Ha preso perché. Non ti ha considerato il flat footed. Ah, ok. No, te l'ha considerato, scusa, sì. Addirittura. Sì. Sì. Mancato comunque. Mancato di uno. Cazzo. No, mi sta. Qui sarebbe comodo Emiliano, che lui c'ha quella roba lì, che se manca infatti, di uno ti. Sì. Niente, ragazzi. Sto tirando de merda. Sto tirando. Mangia un bisogno. No, mangio un. Niente, io mi accontento che anche lei tiri. Io ci riprovo ancora. Acqua o birra? D'acqua. Birra ne posso aprire un'altra. Come si fa a tornare in piedi? In piedi è un'azione, stand up. Ma provo... Ah no. Che tu ovviamente lo fai al volo. Con un colpo di reni addominali. Ma non c'è tra le action stand up. Tra le action? Sì, è un'azione. Sì, c'è. Ma dove? Non è quella un automatico, quella basic. È come se fosse movimento. Sì, sì. Ah beh, però come si c'è toglie? Stand. L'ho tolta io. Ah, il destro è un altro. Vabbè. Stand. No, non lo trovo, dov'è? No, lascia stare, non devi fare azione. Basta. Okay. Tanto ti ha già tolto lui. Sì, sì, sì. E provo a grapparlo di nuovo. Però mi sento fortunato, molto fortunato. Era un 16. Già, invece è un bel 3. Niente, ci riprovo ancora. Ma questo che fa anche l'effetto perché? Della sponda. Ma se io voglio provare a rifarlo, perché mi dà ancora più 9? Non è sbagliato. Che senso? Grapple al primo e devi fare mettere meno 4. Come faccio a mettere meno 4 sul grapple? No, non andare qua dentro. Ma non devo usare questo. Restrike. Ah no, sì, giusto, usa quello. Io uso un metro lì, non so come mettere. Il grapple. Tornano comodi questi. Le metti che è come seconda carta, quindi meno 4. Non c'è scritto? No. Poi tira, lo capiamo là. Meno 4. Mamma mia, va bene, ma io ci riuscirò prima o poi. Esatto. Alzato pugno pugno. Sì. Alzato pugno pugno. Vai. Grappolo. Sì, grappolo. Tocca a lui. Mamma mia. Va ancora su. Ma è un luna lei. Lei. Ah, lei. È un wood golem femmina. Va su Ogrel che mi sta facendo abbastanza male. Sei un genere dentro. Sta facendo. Chi è? Oh, che sfiga. Aia. No, Ogrel. Che l'ha stesa. Quando stendi un non morto vuol dire che lo uccidi. Aia. Vede che cade a terra. Mi ha staccato praticamente metà gamba. Ouch. Parcola un attimo, vede che chiude gli occhi. Come si cura un non morto? C'è un talento per curare il non morto. E poi la fai mangiare. Apre il pilo. E poi la fai mangiare. La mangiare, fai mangiare tu però, C'è proprio un talento per curare i non morti. Bello schifo. E beh, se vuoi creare un negomante. Bello schifo uguale. Fa un trip su di te. Ci riesce a meno 4 più 2, ce la fa? Ti butta per terra e
Sei prona. Nata volta. Sei prona e l'ultimo attacco. Una manata. Non ce la fa, ne la fa. Mi dispiacere. Vai, Caleb, tocca a te. Massacro. Va bene. Non hai più il fiancheggiamento. Fiancheggio più. Vabbè, provo lo stesso a chiuderla tra noi e il. Non capisco perché io non riesco a muovermi. Aspetta, ok. Va bene. No, perché ti sei mosso? E per chiuderla tra noi e il tavolo, almeno non va da nessuna parte. A parte che tanto col... non c'è, può col muoversi pizzero. Comunque. Madonna. Mancate di due, porco cazzo. Avete le roll, eh? Ti ricordo. Ah, c'è. Questa l'hai presa al pelo, vai. Nove danni. Vabbè, ma il roll qui 5 di l'attacco. Beh, puoi rirollare anche il D12. Ah, bello, bello. Niente, ho finito purtroppo. Vai, con... grazie, ai migliori della sessione regaleremo... una paperella. Una paperella. Ma migliori in che senso? Quelli che non muoiono. Quelli che non muoiono. Quelli che sopravvivono. Regaleremo una papera che non galleggia. Quindi... Proviamo a distrarla nuovamente, però sembra di capire che Khan non riesca a far molto. Questo non è stato... No. Come funziona aiutare un proprio alleato? Perché a questo punto forse mi conviene provare a fare quello. Fai a livello di attacco, ti fai un, un'azione di pronto, ok? Oppure di fai di aiuto. E decidi magari di aiutare lui e dargli un più uno quando attacca. Io invece già mi immagino come, però non posso dirlo. Siamo così scontri. Devi capire come, però, come puoi aiutarlo. E quello non posso dirlo. È quello il... Se è fattibile, lo fai. Fai in modo che o lo tieni fermo, non so, o qualcos'altro col... Sensazione. Nel frattempo vediamo di provare a riprovare a distrarre. No. Ecco, non stavolta. No. Però, intanto ricarico le pistole e no, provo a sparare, mi sembra comunque più sensato. Prima o poi magari un critico entra. Bella. Beh, un 19? No, non è critico. No, non è critico? No. Ma tanto non riuscirò a fargli danni, è inutile, raga. No, io non sono più utile 8. In questo scontro. Neanche 19 è un critico? No, perché ha 23 di classe armatura. Scusate. È impossibile fargli un critico. Cioè, ha 23 di classe armatura. A colpire, ma non con un 19 lui fa 31. Non riesco a far danni. Gli hai fatto danni. Forse adesso sei. Però questi, eh. Piano, vedi che lo scalfisci. Provo ad aiutare te il prossimo turno. Però tanto per un più uno non mi sembra un gran. Vabbè, beh, prima l'avevo mancato. No, ci due l'avevo mancato. Passa il turno. Senti, io quasi quasi mi sposto. Si può mai dire. Spiace, ti sposti? Mai... Ti sposti di qua? Sì. Ti sposti via. No, mi sposto, mi avvicino, mi metto opposto a te. Ok. Mi piace. Raga. No. Critical miss. Di bene in meglio, Minchia, non lo so. Eravamo partiti col botto e ci stiamo un attimo. Ragazzi, veramente mi spiace, ma non. Sì, col botto perché hai fatto la tua. E ok, però non... uno. Cioè, uno che mi sia andato. Uno che si è andato a segno. Uno. Non mi è andato un segno neanche in tiro. Io quello... attacchi, ho fatto due danni, fai tu. Vabbè, ma almeno ci sono andati a segno. Sì, però intanto non faccio danni, che è un po' inutile. Allora,
mi sposto di qua, mi tirati i piedi. No, sono ancora flat footed. Sì. Ma quanti diamine di danni li abbiamo fatto finora? Ok, tanto. Mi ritiro in piedi. Oddio, sei sparito? Mi sono spostato. Ah, ti sei spostato, sì. Come si fa? Io tasto che... destro sul... in altra destra. Tasto destro. Sì, andiamo qua, noi. E niente, io continuo a provarci. Non faccio il provare. Dai, hero point, dai. Cioè, non puoi hero point. Bene, dai. Ce la facciamo. Dov'è? Lo posso usare qua. No? Perché questa sedesta non funziona? Cioè? Io non lo userei comunque. 22. Oh. Infatti comunque l'hai fallito. Perché ho fallito? Perché hai fatto 22, cioè 23. No, 25 è la sua... Sì. Vabbè, fa niente. Ah, per grabbare. Sì, è peggio ancora. Grabbare un golem. Più 9. Okay. È ancora peggio di colpirlo. Niente, però a colpirlo. Come mancata. Puoi usare anche Flurry of Ball. La scarica di pugnazzi. Scarica di ceppone. Vai. Sperando in un... Perché effettivamente anche a grabbarlo, cioè non è che ti guadagni, è già flat footed. Beh, però non va in giro, non dovrebbe fare per cose di... Va bene, niente. Quindi tua madre, sto Vai allora, Carlo, contiamo tutto con te. C'è prima lei. Vabbè, lei sì, piccolo dettaglio. Insomma. Anzi, guarda. Che leva. Qui ci volevo. Sposta da. Qui ci volevo subito. Sposta dalla gangbang. Sono pronto a scappare dalla stanza, ce lo dico. Da qua. Non provoca attacchi di opportunità. No, no, perché c'è gli uscicurrieri. No, esatto. E vede che comincia a fare un gesto così. Aia. Vede tante schegge che gli partono dalle mani verso di voi. Aia. Tutti? Aia. O magari io sono fuori, visto che farà un cono. Quattro ne fa. Come quattro? Quattro oggetti. Ah, conta come multiplo attacco, va bene. Quindi devo fare tre. Aia. Tutti. Sarebbe male un TPK da una statua di legno. Se moriamo tutti, poi però voglio sapere a quanti punti ferite era rimasto. Allora, strike, un po', splinter, vediamo il primo su di te. Secondo me guarda che ne aveva, questo qua arrivava sui 100. Va a segno. Sì. Ci fa solo 10 danni. Dai. Dai, sono ancora un secondo. Fiorellino con 14 punti ferita. Secondo. Su chi? Su Brumal. Ma Treat Woods si può fare durante il combattimento. Deve avere Battle Medicine. T'ha mancato? Minchia, ha fatto due. Solo con due poteva mancare. Sì. Questo è culo, eh. No, questo è un grosso problema. Perché vuol dire ha fatto 7, l'ha preso. L'ha preso. Fa danno. E confido nell'uno. Tu hai 6 in copertura. Sì. Meno 2 hai. Hai più 2. Cioè, lui ha meno 2. Tu hai più 2 sulla C. Sarà al contrario. Vediamo se ti prende. Sì, ti prende lo stesso. Vabbè, questo è proprio il caso di dire. Comunque ricordati che quando ti chiedono se sei un dio, devi dire di sì. Devi dire sempre sì. E lui ha finito. Lei ha finito, scusa.
Lei ha finito, molto bene. Ha già fatto danni a sufficienza. Molto bene, molto bene. E tenete conto che non ha fatto nessun critico, eh? Ci ha fatto 7, 9. Sono a posto. Meno male. Guarito. Dove sei, Carlo? Dentro la libreria. Ma che quando uso questa abilità qui mi fa entrare nella zona played, mi fa entrare. Aspetta, mi sposto io. Dovevo riandare? Qua di fianco. Ma dove? No, lo fa ancora. Nell'angolino al fianco a lei, esatto. Va bene. Perché avrei usato la sudden charge per fargli in più l'attacco come parte dell'azione. No, se dico vabbè, uguale. Sì, in realtà è che cambia moltissimo. Cioè, un'abilità un po' del cazzo, la dovrei cambiare perché alla fine è come una carica. Avrebbe senso con diciamo in sì, nel dungeon non serve a niente. Quindi, boh, ci pensiamo, magari fa un retraining e poi. Porca! Reroll! Bravo! Reroll! Porco cazzo! Aspetta, com'è che si fa? Destro, sopra. Sopra risultato? Sopra risultato. Dovrebbe essere reroll. Reroll using a hero point. No, non me lo dà. Anche a me prima non me lo dà. Ma io ce l'ho hero point o per caso di termine? Ce n'è uno a sessione. Sai che non me lo fa? No, poi ve lo aggiungo. Se aggiungete dell'RP di uno. Non te lo fa? Sì, no, nel senso che minimo ne hai una sessione. Un sacco di cose. Cioè, non. Perché non riesco a. Non riesco a vedere, no, adesso in riesco. A destra, sul roll. Sulla. Sì, sul risultato. Destro. Sì, no. Non lo fa. Non fa niente. No, sopra, prova a metterlo sopra. Sopra dove? Più sopra, metterlo nel. Cioè proprio sul numerino? No, sul numerino, sì. Non. È sul numerino. Prova sul tiro sopra. Qua? Sì. Ma si può cliccare col destro? Più destro di così è finito il palo. Sopra? Adesso provo. Pop up. Reroll, eccolo qua. Ma perché ti arriva sotto? Non lo so. Strano. Reroll using hero points. Ho preso... Oh, di 20, però ho preso di cattiveria. Hit by one. Porca miseria. Vabbè. Ah, però dai, pian piano. Va bene, abbiamo un secondo attacco. Vai. Esatto, fa proprio così. Prende il muro pieno e fa... Fanculo. Vabbè, niente, ragazzi. Cos'è sto? Cos'è? È lei? Aia, no, aspetta. Questo qua è... Mi ricordi che cosa c'è sugli scaffali qua? Libri. No. Tonnellate di libri. No. Tonnellate di... No. No. Ci siamo noi. Canti. Sono in mezzo a due librerie. Bene? Ah, è bella l'idea. Questo se mai... Senti. Adesso io ne ho un'altra di idea. Allora. A proposito di libri e librerie. Questa cosa non avrà... Sarà immune a qualunque cosa, però cane un testone, vede un coso fatto di legno, vede tantissima carta, no. Mi sembra naturale che cosa faccia cane, no. A questo punto. E l'hai suggerito tu, no. Esatto. Quindi proverà a dar fuoco un po' di questa carta, per fare in modo che prenda fuoco anche lui. Come posso fare a fare questa cosa? Torcia. Ok. Scena rallenti, noi no! Torcia, accendi la torcia. C'è la torcia? Sì, ho una torcia. No, perché è una torcia? E appicca. Secondo me c'è anche loro. Chi ha dato le torce al Goblin? Allora, pensavo di essere stato torce, chiaro. Ne ho ben 5 di torce. 5 le ho. Pensavo di essere stato chiaro. Chi ha dato le torce esattamente questo. Estrai, accendi e dai fuoco. Sì, alla libreria. Golem. Sì, sì, alla libreria. Quella dove ci ha appoggiato. Vabbè. Lui. Immagino che si possano sprigionare delle belle fiamme, della bella carta vecchia. Tu vedi che appena neanche tocca, ma appena si avvicina, vedi una vampata.
E prende subito, prende subito, diciamo, volume, okay, il fuoco. Lui sembra fottersene qualcosa di questo fuoco. Vedi che non gli interessa. Non l'ho ancora notato, diciamo. Ma infatti, non spingiamo soltanto la cultura. Quindi un'azione lo spesa in questo modo. Un'azione torcia, accendere torcia, lanciare. Forse faccio ancora in tempo a ricaricare, basta, può essere. Estrai torcia, accendi. No, ok, ho finito. E ti sei anche mosso. Ma fai un bel lancio sulla libreria, è vero? Non si sa mai che... Oddio. Fai un critical miss. Ok, faccio un tiro generico su... Cosa tiro? Fai su 15, dai. E che... No, 15, fai 17. Che cosa uso? Minchia. Che no, cosa 15. Uso? 15, 15. Non ho capito. Ho capito, ma il solito lo faccio legato ad un'arma. Come faccio in questo caso? O me lo inserisci tu, io lo tiro. Oppure fai un tiro, da 20. Aspetta. No, sì, faccio un tiro da 20, però poi ci devo aggiungere... Fai come fosse la pistola, solo che non hai più doglie. Tira con la pistola, non dico che fare. Solo che non hai più... È come con la clan, uguale. Ok, allora faccio, tiro un di 20 e ci aggiungo... Oppure un usa più, le... Un più 10. Quello del... Usa quello della chat, esatto, puoi usare quello per tirare. Ah, però hai buttato a terra una pistola, eh? Eh sì, per forza. Per forza, sì, sì. Come faccio? Allora... Basta che non fai uno. Tira, tira, ma tira un dado normale, basta che non fai uno. Appena finito, Rumal, vedi questa scena a rallentatore. Anzi, la doccia gira, gira. Decidi anche il can che gli urla: brucia, maledetta statua di legno, brucia! A questo punto, Rumal sbuffa, guarda male il goblin. Ti sto anche cagando. Si avvicina di nuovo alla... Non è il momento. C'è solo una cosa. Si avvicina di nuovo alla... Ecco, e prova di nuovo a colpirla. No. È cambiata Adi. Senti, ma passa dalla sua parte. È quasi... Prova ad attaccare noi, così ci manchi. Niente. Stasera proprio è sempre lo stesso tiro, è bellissimo. Ah, provi anche col terzo. Sì, il 20 esiste sempre. Ma Iria, tocca a te. Con allora... 20 puntato, un critico comune. Ha lanciato, ha messo il fuoco anche dove potevate fiancheggiare. Perfetto. Io sono ancora convinto di aver fatto una cosa positiva. Perfetto. Allora. Mi avvicino. Però ti sei messo qua, giusto? Poi sono arretrato. Poi sono avanzato. Il passettino è gratis. No, no, come non sei, detto... sei lì allora. Sei sì, lì. Mi sono rimesso come ero prima. Ok, hai anche una pistola a terra. Hai lasciato la pistola. Ti spingo un po' di più ferite. Anzi, tutte e due mi sa. Grazie. No, per prenderla e per accenderla e lanciarla. Mi aggiungi il giallo. No, c'è su L. Dov'è? Il. Io. E molto poi batte il medici, ne hai fatto? Sì. E poi provo ancora a grapparlo. Mi sono spostato, l'ho curato e provo a grapparlo un po'. Beh, l'ho fatta. Forse stavolta ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta? Ma di anche di tanto. No, di uno. Di 7. Perché di 7? Sì, meno 4 o 3. Sì, sì, perché adesso 19, prima era 25. Cosa mi fai? È il mio fuoco, Marco. No, hai grappato... Hai tirato su Carlo. Tanto me. Comunque l'ha preso di uno. L'ha preso di uno. Infatti mi chiedevo, perché non dici andare? Perché ho beccato l'altro. Perfetto. E posso... No, non ho finito di attivare. Non posso spingerlo. Esatto. Nelle fiamme.
A parte che le fiamme già dovrebbero lambirlo, no? No, per adesso sono nel quadretto di fianco. Vabbè, vai. Sì. Adesso si allarga. Si propagherà, dai. Al turno sì. Vabbè, cerco di tenerlo fermo e in maniera tale che si avvicina alle fiamme. Uno più stupido dell'altro. Quindi uno ha detto le fiamme dovrebbero arrivare. No, cerco di tenerlo lì. Poi se tu vuoi spingerlo, spingilo. Io volevo tirargli dire. Allora, aspetta che si allargano le fiamme. Oh, no, e ma ci siete? Sì, beh. No, sì, però ci mettono un turno a allargarsi, quindi al tuo turno si allarga. Ciao. Lui invece cosa fa? Piglialo! È pigliato però... Non se ne può andare. No, non se ne può andare, però... Però può picchiare me. Però può picchiare lei. Picchiareria. Non è un malus. No. Nessun malus. È flat footed. 42? Cos'è 42? Che cazzo ha tirato? Adesso io voglio. Cos'è 42? 42 danni. Danni? Porca puttana. Sì, 42 danni. Ti ha preso bene. Che già fosse. E vai a terra. Direi. Beh, adesso non c'è più problema. Ok, quindi non c'è più problema. Vai, e quindi lo lasci. Non è più grabbato. Ti attacca. E vedi che quello qui gli ha fatto più male a Caleb. Bene. Vedi che più male. Non ti cade male che strisce. Ne immagino. Sente una mosca. Sente una mosca. Io e te ce ne andiamo. Io e te ci salviamo. No. Dai. Perché no? Perché dopo di loro tocca a noi. Se non scappiamo prima. È secondo e ci ha preso. Grazie. Dai, va bene, va bene. Ancora va bene, sono ancora in piedi, ancora vivo. Sei a 12 su 53. Prova col terzo. Vivo. Miss. Miss. Oh, perfetto. Caleb. Perfetto. Allora. Va bene. La libreria sta andando a fuoco? Sì. E adesso gli arriva il fuoco. Voglio prendere la libreria e fargliela cadere addosso. Fai... Bellissimo. Fai un tiro atletica. Ok. Di 20. Ok. Aspetta, come cazzo è adesso? Lo fai sotto skills, in alto. Ah, eccolo qua, era il terzo. Tu che ce l'hai? Vedi che è abbastanza solida la... Porca! No, sì, 20, preso, 20. Più 9, 21, no. 21. Perché la prendi, fa un minimo di resistenza, però... Ti gonfiano tutte le vene del collo, riesci a parte un cristone. E quindi adesso gli arriva addosso... Boom! Gli arriva addosso e vedete che cerca di schivarlo. Continua i pezzi. Ok. E vabbè, però che cazzo! Cioè, penso sia il golem più destro sulla faccia di questa terra. Ci Madonna! C'ha più 16. Ci sta. Ha più 16. Vedi che lui si cerca di scansarsi, va qua. E... Bruno, ma aspetta. Anzi. Sì, va qua. E... La libreria un tonfo micidiale. Vediamo se si potrebbe anche spegnere. Ma non credo. Tutta sta carta vecchia e legno. Vediamo. Una probabilità. Vai Caleb, cosa fai? Ma bella quindi non può più prendere fuoco adesso. Cosa? Il golem. Non l'avrebbe preso, non avrebbe preso il fuoco lo stesso. Danni da fuoco magari riprendeva. No, ma... Ok. Se resistenza 5, cazzo vuoi che gli faccia i danni da fuoco? Scusa, ma ti devi pensare al mio personaggio, intuitivamente. Un cazzo di cosa ho fatto di legno? Con che cosa lo combatti? Dai, a casa mia col fuoco. Sì, è giusto. No, è giusto sta cosa. Sì, sì.
Bash in charge, ma cosa fa? Ah no, cioè non... ok, è tipo per le porte. Vabbè, fa niente, comunque non lo possiamo considerare una porta in legno, sta libreria, esatto. Io volevo spaccare tutto quello che avevo lungo il tracitto e andare a colpirla, però vabbè, non succede. Ma scenicamente salta sopra la libreria che sta ancora un po' fumando, c'è qualche fiamma, prende slancio, atterra dall'altra parte e mentre durante il balzo prova a colpirla. Vai. È il primo attacco che le faccio, quindi il primo attacco prima gli ho tirato addosso una libreria, quindi tecnicamente non l'ho ancora attaccato. Nel primo turno gli hai fatto 30 danni. No, sì, il primo attacco round, di questo round. Questo round. Colpito. Bravissimo. Oh. Affondi la lama. Scusa, ma tu non hai attivato. Non hai attivato. Che cosa? Perché adesso hai l'ascia che c'ha la sua faccia e quindi hai più 2 al danno. Te l'ho attivata io adesso. Okay. L'hai preso. No, devo capire come attivarlo allora. Se vai su Stride, vedi che c'è un toggles. C'è scritto target Stride, della struttura della magia. Vedi che adesso è attivato, che è blu. Ok. Adesso l'ho attivato, prima non era attivato. Quindi. Ma come si fa ad attivare? Dopo il primo colpo. Clicchi sopra. Dopo il primo colpo, vedi che... Ah, target was last creature. Tu hai la attribution style, okay. Praticamente... Sì, schietto, dopo il primo colpo tipo si sintonizza e la... Ok. E quindi prende un po' più danni. Mi sembra che l'hai preso 2 volte, giusto? Sì, se non mi ricordo male. Sì. Quindi si prende questi danni e in più altri... 4, no, anche di più, 4 danni in più. Vai, Khan. Allora, Khan raccatta le pistole e direi che rotola dalla parte opposta della stanza, ovviamente. Quindi un'azione muoversi e ancora un'azione. Intanto tu vedi che cadendo lei non si è accorta, ha schivato sì la libreria, ma non si era accorta del fuoco. Uh-huh. E vedi che qualcosa sta attaccando anche lei, sta espandendo il... Ma spade, il fuoco, vedete che riprende, sta arrivando alle sue radici che sono rimaste sotto la libreria. Buono, quindi sembra che stia prendendo fuoco. Fammi vedere cosa è il mio equipaggiamento, perché potrei... Ma la libreria sta prendendo fuoco o lei? Anche lei con le radici sta prendendo fuoco. Tirami. Che cosa tiro? Arrivo subito. Sto pensando se c'è qualcosa per alimentare le fiamme ulteriormente, ma non saprei cosa. Un ventaglio. Intanto mi scalo una torcia. Prendi questo mio ventaglio. L'avevo usata prima. Tira 2 di... No, tiro io. No, dimmi. Tira 2 di 6. 2 di 6. Oh, 12. Cos'è che gli hai tirato? Sarà il fuoco. Era fuoco. Ah, vedi che sta andando. Vedi che la tua azione ha avuto successo. Praticamente prendo fuoco velocemente dalle radici. Vedete che il fuoco sale molto velocemente. Come se ha trovato il fuoco. Guarda il fuoco. E vedi, comincia a bruciarla dalle gambe. Brumal, dalle fuoco, usa il fuoco, usa la magia, fai qualcosa. No, non sono un incantatore. Brumal, tocca a te. Non sono un incantatore, non ho neanche torce perché vedo al buio. Buttagli della carta addosso. Notate che la libreria è proprio vicino anche a voi e si sta... Oltre che spandendo sotto, ma sta cominciando anche a bruciare sopra. Ok.
e notate del fumo che si sta sprigionando. Io provo ancora a colpirla. Usa la fantasia. Niente. Non ho, cioè, che fantasia vuoi che usi? Usa arriva point, dai. Anzi, te lo do io gratis, vai. Niente, niente, niente. Un po' più di 8. Cioè, non riesco a fare niente oggi, niente. Cazzo. Cambi i dadi, prova a cambiare i dadi, funziona di solito. Ah, però un 19 l'hai fatto. Eh beh, io ho fatto 20. Dai, dai, ti registrano. I bambini a casa si fanno le orecchie. Metti un beep. Dai. Beep. Segnare il tempo che qui bisogna tagliare. Saluto. A che minuto eravamo? Abbiamo detto pausa. Un saluto ai nostri amici dell'oratorio Don Bosco che ci tengono. Ehi. Ehi là. Il combattimento più lungo al mondo. Figa. Volete un senso? Basta una riduzione del danno. Dai, e ne mangia il biscotto. Si fanno lunghe. No. Dai, non per i coglioni. Dai, no, veramente. No, non lo voglio. Lascia stare le basi, non c'è le palle girate. Master, vuoi tu l'ultimo pezzo di biscotto? Sì, grazie. Vai, chi sta prendendo fuoco? Una, vai. 13. Le pugnette. Quei micidiali pugnetti. Esatto. Quando è che sei passata a 28, Iria? 28. Non so. A zero. No, perché quando vai a terra. Ah, quando vai a terra fai il giro. Vai poi più parti. Uno rispetto a quello che ti ha buttato a terra. Ok. Dov'è? Prima. Sono ancora robe che non ho. Ah, sei anche a dare in due, quindi. Mi terrei l'hero point. Recovery, clicchi sopra, utility, recovery check. Sempre dalla barra sopra. Sì. Bene, quella Dying 2, Dying 3. Sì. Oh, è già la seconda volta che mi fai sto gioco che è 19 e 3 di sponda. Vai. Tocca ancora lui. Vediamo di darci da fare, per favore. Ragazzi. Ragazzi cosa? Basta. E qui sono cazzi. Ah, mi sa che sì, se va a terra lui sì. Sono cazzi, qua mi tira giù. Sì. Quanto hai? 19 di CA. E una dozzina di punti ferita. Non mi ha targettato, aspetta che mi tira. Appena ti tocca è andato. Critical miss. Poi il secondo l'ha preso. Ti fa 17 danni. Terra. Pure tu. Yes. Però sta bruciando, pensiamo positivo. Sì, okay. Ma anche noi. Vabbè. Siamo lì vicini. Gli ha messo i danni persistenti, però è come se avesse danni persistenti. I danni persistenti, sono 12 ogni turno. 26. Se volete, peccami mille o cose. Poi... Io ho preso. Okay. Si gira su Brumal, disperato, dalla faccia. Girati in camera per far vedere come sei disperato. Dai che è la rivincita questa. E t'ha mancato. Vedi, è già t'ha mancato. Visto? Vedi che parte già bene. Dai. Tocca a te. Parte già bene. Quanto sembra messo male questo coso? Molto male. Molto male. Cosa sono quegli NNN? Sono ZZZ. Sono ZZZ. Noi che siamo a terra facciamo... E io non faccio... Sì. Io ho i teschietti che mi girano intorno. No, tu fai Z solo che è fuori dal campo. Perché lo fa verso. Proviamo a distrarlo. Lo distrai. Ma che ti sei messo là dietro che c'è il tavolo di mezzo? L'hai distratto. È fair footed, Aptea. Vai. Non ti vede, perché poi passerà a te.
Infatti conto su quello che non mi veda. Non c'è. Preso. Dai, 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 no. Non posso usare un hero point per fare un critico? Domanda. No. C'è solo il guerriero che c'ha una sorta di... Spendi 3 e fai il critico automatico. Però è alto livello. 5 danni. 5 mi sa che mi fa un cazzo. Non posso usare un hero point per aumentare i danni. Posso fare qualcosa? Poi qualcosa di spinist. Vai. Quella, forse questo? No. No, più 7. 30. Manco con 30 riesco. No, l'unico, per noi l'unico modo per fare il critico è fare un 20 naturale. E no, niente, 5, no. È depressione. Vai, Bruman, so che lo finirai. No. Dai. Si sposta, tira fuori una boccetta e gliela dà a bere. A Caleb. PPP, no, ce l'ho qua. Dov'è? Comunque vi faccio notare che il goblin mi fa solo cazzate, però il fuoco sta funzionando. Ah, gli ho tirato i 2 di 6? No, già tirati prima. Gli ho fatti tirare il tuo turno, però doveva... Anzi, aspetta che te li metto. Ci ho provato. Mi metto perché poi a Cali del Colossino sono... Due danni, no, con l'acqua anche fredda. Ecco. Ah, c'era dentro ancora la corda? Pazienza. Sarà tiepido. Pazienza. Tu vuoi qualcosa? Pronto. No, grazie. Paralizzato. Master, vuoi qualcosa da bere? Grazie. Eh? Sì, un po' senti io. Quando sta... Posso godere la mia tisana, che tanto non c'ho niente da fare. Danno persistente. Da. Vai Carlo. Dai, abbastanza per essere in piedi. Anche perché poi agisci prima di lei, quindi. Okay. L'ho messi? Sono riuscito a mettergli, sì. Sì. Oh, mamma mia, che brutto, guarda il teschietto. Perfetto. Poi l'hai tirato, così fatto tu? No, l'ho curato. 10 punti. Ok, perfetto. E adesso provo a colpirlo. Eh no, però hai tirato fuori boccetta. E c'ho ancora un'azione. No, ti sei mosso. Ah, boccetta gli hai data. Per una volta okay. Che l'ho colpito. Cazzo! Merda! Ti no, prego, conceglielo. Spendi il hero point. E no, ce l'ho già spendo. Vai, danno! Niente. No, no, tre danni. No, aspetta. E no, è già... No, è se ne piglia 3, è già ridotti. È più 2 di... È vero, più di... è un 10. Quindi 10, quindi 5. Cioè, se va giù con il tuo unico attacco... Quindi vedete che è abbastanza scorticata sta... Non va bene una Taumillaz. Mi sa che la stanza è stronza. Dentro la limone... Iria... Ma questo è mio? Allora, tu sei ancora a terra. Sì. Grazie. Prego. Scusate, ma ho dovuto un secondo riavviare. No, andate avanti, che tanto io... Sì, sì, andiamo avanti. Tu sei giù. Sì. Sei giù. Quindi è ridotto malissimo, malissimo. Fammelo fare, fallo tu il tiro per me. Dovrebbe farlo in automatico. Fa vedere. No, non lo farò in automatico, lo faccio io. Recovery check. Vai, Taylor. Allora vai, cosa succede? Vai da in 4. Usi l'hero point per tornare da in 3. No, perché sennò muori. Vai, wooden 1 e recuperi. E recuperi tutto. Aspetta, un convenient. È bella scelta. A proposito, lui fare cosa che succede quando lui va giù? Mi sono filato del mastro. Diventa tutto buio. Io ci vedo tanto.
ci vedo. No, c'è il fuoco del c'è il fuoco che arriva da qua. Lei sta andando a fuoco, quindi c'è esatto, sì, è una mega torta. Fuoco la proprio colpire qui. Esatto, dai, è facile. E lei devo tirare i danni o li tiri tu? No, li tirano in automatico a fine turno. No, toccava a Caleb, però tocca a me prima. Ah, giusto. Tocca a me. Beh, allora, prima cosa, provo a colpirla. Sei a terra? Ah, sì, scusa. Movimento, mi tiro in piedi. Com'è che lo tolgo? Così. Ah, ok, basta che... Perfetto. Spendo l'azione per tirarmi in piedi. Provo a colpirla. E di prendere l'arma. Caduto, ti cade tutto. Ah, mi cade di mano? Sì, se lo sai. Ok. Hai mai visto come cadere? No, beh, certo. Anche con lo scudo. Ah, no, beh, a parte che era morente, quindi sì. Per cui... Ah, ok. Movimento per... Afferro l'arma, mi ritiro in piedi e provo a colpirla. Bravo. Ma potrei colpirla da terra? Sì. Che cosa vantaggi hai a colpire da terra? Nessuno. Sì. Colpisci da terra, che te frega. Gli seghi le gambe. Dai, fallo. Volendo, mi piace. Mi piace la scena finale. Mi piace. Vai, lo prendi, danno. Presa. Dai. Danno. Ma vaffanculo, vai. Aspetta. Va. Dimmi come la uccidi. Sbram, gli taglia le gambe, cade all'indietro tra le fiamme, si contorce nel fuoco che ormai stava divampando. E can sparacchia un po' in aria per pensare dei sintomi per un po' casino, non avvisare nessuno. Ce l'abbiamo fatta, fa can. Bravo, hai visto che bastava bruciarlo. Brucia, brutta stronza, brucia. E tossicchia, perché comunque dovremmo messo un po' di merda. Bruma, riesci a curare la rompicoglioni? Iria, sì, non sembra essere, perde parecchio sangue. Vai, Iria. Grazie. Queste le butti sempre dentro qua o? Sì, butta. C'è un cucchiaino? Non ti fa schifo, valutato io. Bene. Quindi Bruma non è stato praticamente toccato. Caleb, no. Master, ti serve zucchero o miele? No, grazie. Okay. Io non l'ho toccato e non sono stato toccato. Eh sì, quando ho sparato gli aculei. Non ti ha preso? No. Sono io che sono ferito. Infatti dico, io dovrei due culi nelle costole. Iria e Caleb sono feriti, eh. Tu hai fatto i treadmill su di lei? Tienili, che no, ho usato togli. Tienili dentro. Ma chi è che ha... Battle Medicine ce l'ho anch'io. Però lui è proprio... Ma è anche i treadmill, allora? Sì. Sei sì. Battle Medicine. Beh, io faccio 3 wood su di me. Avete visto che bastava che io ce l'ho basso. Tra l'altro, fermi tutti, qui sta andando tutto a fuoco. Sì. Se ok. Qua dentro, ancora un po'. Recupera qualche libro per... come si chiama il mago a cui li possiamo vendere? Morling. Ma abbiamo qualche... Morbint. Recupera qualche libro. Una fracca di libri all'interno. Oh, ne recuperiamo quelli che possiamo prima che vada a fuoco tutto. Ma magari cerchiamo anche di spegnere. Ma riusciamo, esatto, tipo con una con delle coperte riusciamo a soffocare un po' le fiamme. Sta libreria qui è persa, ma il resto. Allora, riuscite a soffocare, diciamo, il. Okay. Però, ovviamente questa libreria qua è andata. Ok. Con il corpo della quella che sembrava di Augrel, so come chiamare. Ah, cacchio, è vero. Sì, anche lei è andata. Come sta? È morta. Sì. Augrel è andata, è morta. Nata, Gli altri morti, gli è cascata una libreria pure sopra. È rimorta. No, ma è bruciata. No, ma aspetta, perché possiamo ancora... Se aveva qualche chance, tu gliel'hai tolta del tutto. La libreria sulla testa, sfratta. È una libreria che andava in fiamme, peraltro, quindi... Sono rimaste le gambette, anzi una sola, perché gli altri gliel'aveva strappata il golem. C'è la libreria addosso, esce giusto una gamba. E tutti
un hero point. Yeah. Molto bravo. Yeah. Rock and roll. Questo qua era difficile di combattimento. Molto rock difficile. And roll. Infatti. Il goblin ti viene vicino, ti fa così. Oh, hai visto che bastava il fuoco? Hai visto? È stato chi è che ha sempre ragione? Certo che quando torniamo statua... quando torniamo in città poi approfondiamo. Ho letto libri, il concetto letto di danni collaterali. Ho letto libri. Approfondiremo il concetto di danni collaterali quando torniamo in per città. Per favore, cane. Intanto l'abbiamo eliminato. Ti prendo in giro, ce la siamo vista brutta. Sì. Tu te la sei vista brutta, io e... Khan, hai rotto i coglioni. Non hai ancora capito una cosa. Siamo un gruppo. Stai agendo da solo. Basta. Allora... Khan, invece di aiutare, stavi rischiando di distruggere tutto quanto, e non solo i libri. Veramente, con quelle fiamme abbiamo ucciso il golem. Non l'abbiamo uccisa con quelle fiamme, l'ha uccisa il nostro barbaro. Basta, Khan. Basta fare il cretino. Tu puoi dire quello che vuoi. Le fiamme hanno aiutato, però è vero che dovresti cercare di fare meno le cose a modo tuo, eh. Siamo stati fortunati. Purtroppo a volte serve anche quella cosa. E francamente non vedevo altro modo... Serve... Non vedevo altro modo di fargli del male. Serve, non possiamo sempre fare affidamento sulla fortuna, però. Stavolta è andata bene. Una ricerca è stata una buona idea quella del fuoco. Per caso però... troviamo qualcosa di interessante. Fare attenzione. Per il demone. Allora, trovate la mia natura di goblin. Sulle varie, sulle varie fidati di chi avrà gli anni che tu non avrai mai. Quello di sicuro. Piccola bestia sperabbiata che vivrà ancora 6 mesi se tutto va bene. 6 anni, dai, mi auguro almeno 6 anni. Andate un po', sta cagando di pezza, sta parlando con lui. Andate un po' a curiosare le librerie, trovate alcuni libri sulla storia, vecchia storia di Absalon, che potrebbero interessarvi, quindi li prendete senza dargli un... Caleb si mette degli occhialetti e guarda le coste dei volumi. Ah, ok. Storia di Absalom, sì, forse questo gli serve. Io vorrei cercare anche se trovo un altro pezzo del contratto. Vai, prova a fare un tiro... Ricerca, su percezione. Percezione, cos'è? Su 20. Sì, no, è blind, giusto? Se trovi un lembo bruciacchiato io me ne vado. Tu guardi, cerchi un po' di libri, ma... Troppo vicino, perché possa essere che non terrebbe così vicino. Non trovi niente che possa somigliare a un contratto. Se Belcorra non è scema, l'avrà terrà in qualche scrigno, in qualche posto. E sicuramente non così vicino a quel... Facciamo quel 2 minuti di pausa, così stoppo e... Yes. Ok. Termina la registrazione. Stasera, no, no, ci sta riprendo. Bene, andiamo alle prossime porte. A proposito, ho capito perché fanno il ciak. E perché così hai uno stacco. No, è per il parlato. No, hai un picco. Lo uso anch'io adesso. Ok. Vedi che hai il picco. Ah, e tu e lo io vai taglio, a cercare. Prima taglio. Ma lo serve anche per sì, per quello è per il parlato. Quindi adesso, quindi adesso rifallo. Ok. Allora, io faccio taglia, però dovrei usare qualcosa di acuto, no? Tipo così almeno faccio dei goblin. Cosa fate? Torna nel corridoio e propone di andare alle successive porte. Voi come siete messi? Io avrei bisogno di cure. Direi di non andare avanti. Ancora vivo. Sì, forse avremmo bisogno di un po' di riposo. Battle Medicine avete fatto tutti? Allora, sì. Io ho provato a farlo su Caleb e purtroppo è andata male. Pozioni? Non vi siete riempiti di pozioni? Gli altri non ne hanno bisogno. Non ne abbiamo tantissime.
e lo devo fare su di me. Però io ho ancora, esatto, la, il tempo. Ah, perché okay, io non ne ho di pozioni, by the way. Non ci possono essere degli oggetti che ovviamente lasciate nel tesoro comune, come al solito. Oltre che avete anche le torci perenni. Sì, poi proprio quello. Allora, dipende, possiamo usare quelle. Scroll. Però quelle non che non è identificato, io provo a identificarla. Ragazzi, punto. Avevamo una collana delle palle di fuoco, ci siamo dimenticati. Ah, è vero! Non che le possiamo usare, non so se possiamo usarla. Non so se possiamo usarla. Il cretesimo c'era dentro. Palle di fuoco. Che coglioni. Ma non, non so se possiamo usarla. Io posso usare qualsiasi tipo di... come fai? No, interà. Basta che fai lo attivi. Gli oggetti magici. Un momento. Sì, puoi attivare, puoi. Ok, ti capi. Farbus. Ah no, sì, siamo arrivati giù. Sì, ma comunque allora... chi è che la lanciava una palla di fuoco con noi così vicino? Cioè... Guardate, io mi inculo dalla cassa. Lui, degli per fortuna non lo sapeva. Come si fa a spostare allora, un oggetto dalla cassa comune? A... Te lo trascini dentro nel tuo coso, sì, basta. Basta trascinarlo. Okay, allora io addosso non ho per identificare non ho la pergamena arcana te la mando subito, guarda. Ok, certo. Vista qua ciapa sì, per me è uguale. Questa secondo me è occultismo. No, comunque sì, ma è uguale per tutti e quattro per me. Comunque io pozioni non ne ho. Ah, non sono molto preso. Non è che se l'era preso Emiliano? Quanti hai fatto? Non lo so. No, non ce la fai. No. Non si capisce una mazza. Vabbè, provo a prenderle io le palle di fuoco lì, la cosa delle palle di fuoco. Palle di fuoco. Ah, io mi prendo anche il Crafter's Eyepiece, che mi sa che sono di nuovo a usare. No, nell'inventario non le ho e nel tesoro comune non ci sono. Non so. La torcia perenne qualcuno la vuol tenere? A me non interessa. Sì, a posto della torcia normale. Non che io, a me non servono perché... Anche la Silver Cane, cioè... Ma la torcia perenne cos'è? Cane. Brucia comunque? Ma è uguale a quell'altra. Anzi, io ce l'ho più. Io ce l'ho più una. La Silver Sword Cane è da vendere. No, se no se non bruciava me la prendevo. Ah, ma lo stavo leggendo, maledetto. Chi è che l'ha preso la... Cosa? La collana? Io. No, lo stavo leggendo. Perché secondo me è one shot, nel senso sì. Che tu estrai la pietruzza sì, e sì, poi la lama di sì, una palla sì, di fuoco. In D&D è one shot. Sì, poi dipende, c'è la collana che ha magari tot pendenti e così via. Non so se puoi ricaricarlo, non so. No, ricaricarla no, almeno in D&D no. No, cioè, no ti qua dice, non lo so, devo ti dice, in D&D ti dice che la collana ha i 5 pendenti e lo stacchi e via. Puoi anche usarne più di una alla volta. Comunque, sì. Andiamo alla prossima porta. E te lo dice qua, guarda. The necklace has 1, 6 di 6 fire damage, and 2, 4 di 6 fire damage. Praticamente ha due pendenti da 4 di 6 e un 6 di 6. Molto premio. Allora io mi prenderei la Fear Gem. 3. 2 da 4 da 4 da 10. C'è quella centrale e poi c'è quella centrale. Tra l'altro abbiamo sempre una Weapon Potency non applicata. Cosa fate? Vedo il Khan in pole position. Sì, si sta avvicinando alla porta. E niente, vedendo Caleb messo così, gli do un'altra pozione. Ma non... no,
riposare non ci servirebbe un cazzo. Fare la, lo short rest, dici? No, non c'è, non credo ci sia lo short rest, però boh, se ci... No, c'è il... Possiamo riposare 10 minuti, tu dopo 10 minuti puoi... Sì, sì, lui sì, c'è l'abilità. Allora posso guarire di nuovo. Possiamo fare così. Vabbè, comunque, ragazzi, intanto che cercate tra i libri, passa un po' di tempo. Vabbè, quello sì. Lui non cerca e okay. Passa una mezz'oretta, puoi fare tre cure. Ok. Tre cure a testa. No, no, tre cure in generale. No. Cioè passa 10 minuti, fa una cura, 10 minuti una cura, 10 minuti una cura. Testa però. La testa, lui può curare una volta persona. Cioè è quello che viene curato che deve aspettare 10 minuti per la prossima cura, non io che lo faccio, giusto? Ok, corretto. Qualcuno ha identificato la unusual scroll? Ci ho provato ma non... Ah, okay. Allora, Caleb, curiamo. Ah, però vedi, se le robe vanno in merda, io ho uno simpatico Dark Vision. Niente. Bene. Un po' curare anche me. Curiamo di nuovo. Perché devo curare te che non sei ferito? Solamente sì, ho perso 13 punti ferita. Ah sì, ah già è vero. Eccoli. E poi Caleb. La seconda, la terza volta. Ok. Vai, Caleb, che ti ha curato un bel po'. Ottimo. Una ventina di punti ferita. Ottimo, ottimo. Poi Khan. Aspetta, Qui dov'è nella ma che cosa fai? Tipo ti avvicini, Mi avvicino, ti bendo e... Ah, ok. Ti... Ho visto le ferite. No, aspetta, oh. Piano, piano. Lo infilzi. Oh, lo infilzi. Smettila di muoverti. Ti faccio malissimo. È tutta sono fermo. Non è vero. No, aspetta! Ti trema la mano. È già la seconda volta che sto per cliccare su io. Quanto gli hai curato? Stavolta ho fatto il critico. Aspetta, tirare un'altra volta che deve curarsi non ce la fa. Credo che dovresti essere a posto, Carmi. Come si fa? Devo cliccare su kill. Sì, sì, sì. Sì, a posto. Ok, dai, guarda, mi sento un fiorellino. Mi sento. Un fiorellino, guarda, sì. E adesso tocca a me. Bene. Ah, no, io sono immune. Bene, prossima porta c'è quella sulla destra. Dai, aspetta che sfogli. Fanno tre, dai. 1, 2, 3. Vai. Fatto. Il momento delle cure. Oh, eccellente. Questo no. Un altro. Siete sfide. 13. Già. Dai, Khan, intanto dimmi cosa, tanto che lui cura, dimmi cosa fai. Cosa fate? Immagino che ci avviciniamo alla porta e provo a controllare che non vi siano delle trappole. Tu guardi, sembra una normale porta. Provi ad ascoltare un attimo, sì. Ma nulla di che. Sembra sembra una miniera. Cos'è? Allora, tu apri e sembra che questa stanza non sia mai stata completata. Vedi? Scavata. Sì, unicamente ci sono dei lavori parziali e ci sono ancora degli scalpelli, dei picconi a terra, altri strumenti per la lavorazione della pietra. Ti dirò, Khan, visto che è un appassionato di queste cose, si mette a cercare in giro per trovare qualche strumento che magari sia ancora utilizzabile. In buono stato. Guardi un po' tutti e ne noti uno, un piccone. Un piccone. Piccone più 10. Un piccone. No,
è un piccone, ti sembra ben fatto, attira la tua attenzione. Lo tira su. Guardate questo, che bello. È un piccone? È un piccone, però guarda la fattura, guarda come non ha un grammo di ruggine. È un piccone? Qua. Beh sì, è un piccone, ma non sembra un piccone normale. Questo qua sembra tutto marcio, mentre quello no. È un piccone? Particolare, sì. Te lo do su un piede se vai avanti ancora. No, nel senso, per farvi capire, è un piccone. Ti sei mai preso un piccone nel fianco? Io sì. Una spadata sì, ma malissimo. È un piccone. Fa malissimo. Cioè, quindi? Mi sono preso in una cosa. Un piccone ben usato può fare molto male. Ok, è un piccone. Del resto vedete che sembrava che Belcor stesse pianificando di ampliare... diciamo questo reparto, costruendo altre stanze. Qualcuno di noi percepisce la magia per caso? Quello che non c'è. Quello che non c'è. Che non possiamo usarlo passivamente. No. Okay. Vabbè, puoi mettere in casa il cuore? Sì, già messo. Grazie. Beh, posso cercare di identificarlo, quello sì, ma non posso... Vabbè. Intanto usciamo e c'è rimasta una porta. Non so se è magico, ma lo identificherò comunque, una roba del genere. No, posso capirlo se è magico in realtà, però non... cioè, devo star lì a studiarlo. Ok, ok. Ma comunque già il fatto che non sia assolutamente rovinato, direi che mi sembra un ottimo indizio. Rimane il fatto che è un piccone. Perché non capisci la questione? Possiamo rivenderlo? Un piccone? Un piccone. Sì, un piccone. Sto cercando di farmi capire che lui gli attrezzi... I picconi gli stanno... No, gli attrezzi da lavoro non ne sa proprio una mazza. Zero proprio. Abbiamo capito. Va sì, bene. Questo l'abbiamo capito. E c'è il contrario di me. Invece io me ne intendo di attrezzi da lavoro. Questo sto dicendo che questo piccone potrebbe essere... È un bel piccone. Ce lo rivendiamo. È un piccone. Va bene. Mi fido di voi, è un piccone. Sono soldi a forma di piccone. Quando uno gnomo ti sfonderà lo sterno con un piccone, vedremo se riderai. Vedremo. Vai, fate la stessa procedura sull'altra porta. Non trovi niente di particolare. Apri. La potete aprire. Iria, sei rimasta indietro. Ti arrivo, scusa. Cos'è esserci? Allora, poi entra in una piccola stanza e fa molto caldo. Molto caldo? Fa molto, molto caldo. Non puoi togliere questa mezza tonnellata di statua. Molto caldo. Sì, aspetta. Vabbè, tu sei sempre in una Val Notis. È incredibilmente calda e non riuscite a capire da dove arriva questo. Sembra che ci siano un coso di legno, un coso con delle maniglie. Cosa sono? C'è una sorta di bidone di metallo e un coperchio e una sorta di coperchio di metallo che chiude come se fosse una sorta di coperchio. Forse da lì che viene il caldo. Sembra essere caldo, esatto. Ti avvicini e sembra che il caldo venga proprio da queste due. Sai cosa c'è sorta di emanare caldo? Forse è magia? Ma quanto è caldo? Caldo. Tipo una pentola. Ah, per aprirlo dici? Quanto caldo? No. Se, senti che arriva lì il calore, però non è che non è caldissimo. Robente. Metti o sarete dei guanti, così riuscite sicuramente ad aprirlo. Guanti dell'avventuria. Guanti da forno dell'avventuriero. Vuoi aprirlo? Non ho i guanti da forno, però. Beh, io ce ne guanti... sono qua nella stanza. No, io ho dei guanti in pelle normali, ma spesso che basti la mano che grandi due volte la tua. Li compri lo stesso dei guanti in pelle anche per quella dimensione? No, quello del villaggio le compri. No, ma voglio aprirlo qui? Sì, no, l'apro io, non è quello. Vabbè, Bruma l'apre il coperchio in ferro. Allora, tu apri, c'è una sorta di contenitore, no? Una sorta di buco,
sembra che ci mettevano dentro il bidone. Il bidone. Sembra una sorta di inceneritore, no? di rifiuti. Ah. Magari una volta funzionava con la magia. Ma il bidone, cioè, quindi a fianco c'è sto bidone, sì. C'è qualcosa dentro? No. Vuoto. Probabilmente il bidone in legno serviva per essere riempito. Quando era pieno lo svuotavano dentro qua. Vabbè. Strano, si è ancora caldo. E infatti è questo. È magico anche questo, forse. Sì, sì, vi dice che probabilmente si usava la magia. Magari adesso la magia sta andando a scemare. E... Quindi li abbiamo aperti tutti e due comunque. Sì, sì. No, uno è un bidone... In legno. Ed è buono. No, il bidone sì, è un bidone vuoto. Si vede che caricavo l'immondezza lì dentro, lo mettevano dentro. Mentre l'altro è chiuso. L'altro è l'inceneritore, il bidone in metallo. Sì. E dentro non c'è niente. Che strano. Ma aprendolo e tipo... poggiandoci la mano sopra, si sente calore? Sopra? Cioè, apri e dove doveva andare il... Sì, un pochettino, okay. Sì. Però è, tipo... è rimasto qualcosa, magari qualcuno l'ha utilizzato recentemente. Chi è che ha aperto, scusate? Lui. Io. Fai un tiro percezione. Aia. magari vedi qualcosa di interessante. No, a me puzza di agguato. 24. Tu noti sul fondo, c'è una sorta di anello. Un anello. Avranno incenerito qualcuno ed è rimasto l'anello. Prendilo. Dammi il piccolo. Hai i guanti, non rompere. Vedi che serve il piccolo. Quanto è profondo? No, può andare dentro. È profondo come il bidone. Cioè, allungo la mano. Lo recupera. Allungo la mano e lo recupero. Ma è un anello. Un anello. È un anello. Metti in tasca. Un anello. Metto nel... un anello che emana calore. No, non è normale. E però qualcosa qui deve emanare sto calore, non è normale. Magari la magia. L'hanno usato da poco, magari. La magia funziona. Puoi immaginare che era una sorta di ex inceneritore, no? Lo mettevano dentro e. Davano delle vampate, non so, magiche in qualche modo, okay. È rimasta. Magari un po'... ci hanno appena bruciato quello che c'era intorno all'anello. In teoria è l'anello che è intorno a quello che l'hanno bruciato. È intorno al dito. Sì, vabbè, insomma, ci siamo capiti. Beh, allora abbiamo finito qui. Vedremo che magari... Perché ha bruciato tutto tranne un anello? A meno che non ci sia qualche porta segreta. Magari in mutande l'anello era incastrato. Provo a controllare la parete nord. Beh, vai. Cercherò di identificarlo. Magari è magico. 20. Parete nord. Guardi. Non c'è assolutamente niente. Una volta non ci sono porte segrete. A sto giro va bene, quindi dobbiamo andare a nord. Resta? No, siamo già a nord, a est. Est, giusto. Non andare troppo ad est, Bruma. Aspetta, no, sono andato a sud. Non andare troppo a sud. Attenzione. Qua da qui. Possiamo andare nelle due stanze a est e poi sud, est, poi ci sono altre stanze a est, più, un po' più in giù. Cioè qua dici? Queste due, ci sono queste due stanze e più in giù ce ne sono altre. Beh, cominciamo da questa stanza qui a destra, no? Certo. D'accordo. Quale? Quella est. Provo ad ascoltare. Vai, fai un tiro percezione. Tu sei quello presumibilmente con la percezione più alta. Sì, sì. 9. Perché più 2? Non ho più 2 io. Non ho più tirato magari iniziativa.
No, perception. No. Perché sei unconscious, più guardi? Esatto, perché c'ho una marea di cose pazzesche. Aspetta. Non so, strano. Se no, prova prima quella di sotto, questa qua. Ups, non volevo prenderla, scusate. Proviamo magari c'è ancora unconscious. Prova prima quella sotto e poi andiamo. Guarda sull'altra. Sulla scheda se sei ancora unconscious. Però non senti. Non senti nulla. E invece l'altra porta, quella dove sono io? Anche quella da controllare. Sì, sì, infatti, sto controllando. Non senti nulla. Ok, prova a aprirla. No, andiamo di qua, Cam. Mi sembra che ce la stiamo lasciando alle spalle questa. Perché non passiamo detto? Dopo. Ah. Io sarei andato prima di qua. C'è sopra la scritta con collezioni private. Io andrei alle collezioni private. Scusa, è quella a destra o quella a sud? Quella a est o quella a sud? No, quella a destra. Nella tua esercito bagno. Cazzo, apro il bagno! Ma subito! Vabbè, apro la, apro la porta. Cosa c'è nel bagno? Hai aperto il bagno? Sì. Contemporaneamente, un bagno. Vuoto. C'è il cacatoio, però. Sì. Che bello. Hai tutto pieno di polvere. Sei... Cago. Ti senti... C'è anche una... Oh, però sembra essere una vasca, come una vasca. Io non voglio. Tu, Bruma, entri e noti che. E noti Khan già sulla tazza. Noti che ci sono. Ecco, il c'è una grossa. Vedi che era meglio il bagno. C'è una grossa vedi stanza. Che era il bagno. E. Lancia a voi. No, visto che di là. Non ti notano. È caldo, controlla se anche qua. No, stai fermo lì un secondo. Nel cesso. E torna giù. Vedi che c'è una grossa libreria e ci sono anche degli una sorta di anziché fintare, mi sono lontano, spa dentro la merda. E in questi scrittori vedi quattro goal che stanno facendo qualcosa. Che stanno facendo cose da goal. Sembrano essere vestiti con le tuniche tipo i cultisti. Questi sì. Ah, ok. In mezzo invece vedi proprio un cultista, quello che vi ho fatto vedere l'altra volta, che è questo. Fa vedere se si vede anche qui. Che è girato dall'altra parte e sta camminando in mezzo. Girato verso est e quindi non ti nota. Fai un tiro, aspetta, faccio. Tu com'è che entri? Spalanchi normalmente. Sicuramente non gli tiro un calcio alla porta e entro. Sì, diciamo che normalmente cerca di non far casino. Sì, cioè sappiamo se siamo in un dungeon, quindi tu apri un attimo. E fammi vedere un secondo. Che belli. Quanto hai stai qui? Disi più 8. Più 8, quindi. Io sto facendo tutti i tiri pubblici. No, mi ha fatto uno solo. Vedi che appena entri, aspetta, vediamo l'altro. Uno si accorge di te appena apre la porta. Vediamo se l'altro ha lo stesso modo. Jorge. Tutte e due
Vedi che si girano, guardano verso la porta e sembra che aspettano. Tu hai spalancato, giusto? Uh-huh. È spalancato. Sembra che questo ti sta guardando. E invece l'altro, non riesce ancora a vederlo, però si è alzato la... Quello che fa Caleb è... Vediamo la... Che è Caleb. Brumman? Sì. Mm-hmm. Vai. Quello che fa Brumman è guardare il gol che mi ha visto e fargli. E chiude la porta. Nascondetevi! Chiude la porta, goal e cultista. Bene. Cultista, goal. No, goal e cultista. Poi invece ci sono quattro goal, bagno vuoto. Ci sono quattro goal e un cultista. Sto provando a controllare se nel cesso c'è qualcosa di nascosto, ma non c'è niente. Canna, vieni fuori lì. Ci sono quattro goal e un cultista dentro questa stanza. Ok. Almeno a questi riuscirò a sparare. Quindi cosa facciamo? Apri la porta e... Facciamo, li aspettiamo o li... Vediamo se arrivano. Fatemi caricare. Ma sì, attacchiamoli. Allora, ti spiego un po' com'è fatta la stanza. In mezzo ci sono due mobili, non so se riuscirai a caricare. Il cultista dov'era? È in fondo alla stanza. E oltre i mobili. Mi sfondo i mobili. Sentite del vociare dentro. Dopo circa un minuto che voi state chiacchierando, sentite dietro la porta qualcuno che vi dice: non vi vogliamo fare del male, venite pure, posso presentarvi alla alta sacerdotessa se volete. Venite voi, venite. Sparo io. Spostati. Cosa gli dici? Adesso vuoi provare a caricare? Prego, potete venire e parliamo. Ma qua è lo spazio è grande, venite voi dentro. E poi la sacerdotessa è qui a pochi passi, qui nella stanza a nord, nelle stanze private. Qui è molto confortevole, c'è anche un fantastico bagno, è molto pulito. Allora, Caleb vuole caricare alla cieca. Dimmi cosa vuoi fare tu, Can. Non è che la convinci. Ma prova a mentire dicendo, non siamo a nostro agio, insomma, qua sotto... siamo parecchio spaventati, forse avremmo bisogno, insomma, che ci guidaste. Potete venire a prenderci? Sto chiaramente cercando di prenderla in giro. Okay. Sì, vai, fai deception. Si sa mai che ci casca. 23. Beh. Faccio anche la vocina da bambino smarrito. Aspetta, da bimbo di 3 anni. Dove sta? Ovviamente ha le armi caricate ed è pronto lì quando questi dovessero mai entrare. Ah, però posso farlo una volta durante il movimento. Tu in mezzo hai detto che ci sono dei mobili. Sì. Come si chiama la... Dai. Potrei provare, però mi dovete aprire la porta perché posso fare una volta sola durante il movimento. Il problema è che non so dove è adesso lei, cioè dove è il cultista, e magari si è spostato. Come si chiama la sacerdotessa? La nostra alta sacerdotessa si chiama Nagazarin. Nagazzarin. L'ho scritto in un modo, ma non so se è giusto. Devi farlo segreto comunque, la bugia. Ah, scusami.
Ritira, fai l'hai dalle. Ah, il targhetto non puoi targhettarlo. Non posso per quello. No, vai. Ma devo rifare il tiro? No, dai, utilizzo quello. Blind. No, dimmi tu. Dimmi quello? No, più che altro non sai se ci crede. No, prova a ritirarlo. Dai. Poi giusto io. Il seguente tirerò uno. Non volevo tenere il tiro di prima. Negazzam. Cosa risponde? Negazzam. Ah, sì, possiamo venire anche noi, se sei d'accordo. Vengo con i miei compagni. Certo. Vieni. Vieni pure avanti. Cretino. Ci fidiamo. Vai avanti tu che mi viene da ridere. Pronto. Sembra che abbia bevuto la... Io caricavo, sfondavo i mobili, tutto il nostro in fondo. Sentite il clip dalla porta e vedete un gol uscire. Sbradabang! Che fate? Io lo colpisco! Vabbè. Penso che abbiamo un turno di sorpresa a testa. Non so. No, non c'è una sorpresa. No, nel senso, Si immagino se lo aspettasse. Avete, come si chiama? Potete usare Avoid Notice, quindi usare Stealth. Oppure Khan, che stava facendo Deception, può utilizzare Deception. Dipende da come volete impostarla. Diciamo che potete scegliere voi effettivamente. Cosa ti avrebbe l'iniziativa qui? Io tirerei Deception per me. Oh mio Dio, un mostro! Dove sei? Perché c'è questo mostro? Mi puoi togliere tutti gli effetti negativi? Ma quindi io abbiamo vedo. Deception. Vedi? È tutto pieno. Tu sei pieno, ma non ce l'hai. No, non ti vedo. Aspetta che ti cancello e ti rimetto. Noi non vediamo nessun effetto. Non ho capito, ma ho usato Deception come iniziativa? Ma lui o tutto il parco? Utilizza la tua, faccio io. Ok. Aspetta, Elia, ti metto. Ah, cioè tiriamo con il suo modificatore? No. Lui tira per Deception, okay. Rispetto al risultato che ha fatto. Okay. Voi potete nascondervi e aspettare che escono, quindi utilizzate Stealth per fare fare l'iniziativa, no? Non c'è il classico turno di bonus. Utilizzi per quello che stai facendo, no? Ok. Tieniti la torcia che prima accesa. Ovviamente quello che posso dare come bonus è che lui ha già caricato, no? Mm-hmm. Quindi ha già caricato, però non so quanto ti convenga caricare prima, però perché già carichi e poi fai create the version in automatico. Vabbè, io steltizzo. Però direi che è tardi, ragazzi. Chiudiamo qui e il combattimento lo facciamo. D'accordo. Domenica prossima. Sono d'accordo. Va bene. Ok. Dai, perfetto. Perché sono un po' strato. Sì. È stato parecchio lungo il combattimento. Penso il combattimento più lungo che abbia mai fatto. Non capivo, solo una persona. Sì, noi sicuramente. Noi credo che sia il combattimento più lungo. No, forse quello no, quello il primo forse con il tentacolone. L'avete preso subito. No, esatto, non è stato molto lungo. Si è scappato. Sì, è andato subito sotto terra. Beh, si è scappato, se ce l'abbiamo trovato.